Voglio farti una domanda. Cosa accadrebbe se finalmente smettessi di mangiare cibo spazzatura? Vedresti le luci del paradiso e sentiresti gli angeli che cantano? Forse, ma continua a guardare. Quindi, se potessi dire in percentuale quanto cibo spazzatura mangi, quale sarebbe quel numero? 10% o forse il 15% al massimo? Oh, su, avanti, sii onesto. Nel nostro mondo frenetico, le cose veloci e convenienti stanno iniziando a far sempre più parte della nostra dieta. Di fatto, l'Istituto Alimentare di recente ha analizzato i dati ricevuti dall'Ufficio di Lavoro degli Stati Uniti e ha scoperto che i millennial spendono il 45% del loro budget alimentare per mangiare fuori. Per quanto riguarda una media famiglia americana, è circa il 50%. Sfortunatamente, questi numeri continuano a crescere ogni anno. Sia che tu passi nel drive-in o prendi il cibo dalla sezione surgelati, è sempre e comunque spazzatura. E lo è per una ragione. Sì, è veloce, è gustoso e soddisfa la tua fame, almeno per un po'. Ma tutto ciò ha un prezzo pesante. La tua salute e il tuo benessere. Quindi, vediamo cosa succederebbe al tuo corpo se alla fine abbandoni per sempre il cibo spazzatura. Prima di farlo, non dimenticare di iscriverti al lato positivo. Abbiamo un sacco di nuove cose che escono sul nostro canale ogni giorno, quindi assicurati di cliccare sul campanello di notifica in modo da non perdere nulla. Numero 17. Perdita di peso. Non appena abbandonerai il cibo spazzatura, comincerai a perdere peso in eccesso. Il fatto è che, anche se non si mangia tanto cibo spazzatura tutti i giorni, è semplice sottovalutare il numero di calorie che si assumono. Pasticcini, patatine fritte, hamburger e chips sono estremamente ricchi di calorie. Di conseguenza, i centimetri in più appaiono sul punto vita apparentemente fuori dal nulla. Ma non appena decidi di togliere questi alimenti dalla dieta, il tuo apporto calorico diminuirà in modo significativo. In questo modo sarai in grado di bruciare più calorie di quelle che assumi. Più calorie bruciate di quelle consumate significa perdita di peso, punto e basta. Numero 16. Una migliore nutrizione. Quindi hai smesso di mangiare cibo spazzatura. Ma allora cosa puoi mangiare? Opta per alimenti ricchi di sostanze nutritive perché forniranno al corpo tutto ciò di cui hai realmente bisogno. Il fast food contiene un sacco di zucchero, sodio e grassi saturi. Se sostituisci tutto questo con verdure, frutta, cereali integrali e carne magra, darei al tuo corpo il carburante di cui ha bisogno, come fibra, calcio, proteine e una serie di vitamine. Questa è la chiave per ossa forti e un cuore, un sistema digestivo e un cervello sano. Inoltre, una dieta nutrizionalmente bilanciata è benefica per il tuo sistema immunitario, il che ci porta al nostro prossimo punto. Numero 15. Meno raffreddori. Quando una persona mangia troppo cibo spazzatura, compromette la capacità di affrontare raffreddori e piccole infezioni. La ragione sta nel fatto che il corpo non riceve abbastanza nutrienti in grado di supportare il sistema immunitario. Quando elimini il cibo spazzatura e includi più frutta e verdura nella dieta, il corpo riceve i mattoni necessari per costruire un forte sistema difensivo. Numero 14. Minori rischi per la salute. Quando la tua dieta include una quantità consistente di grassi come patatine, pizza, pancetta e altro ancora, sei molto più a rischio di avere il colesterolo alto, malattie cardiache e il diabete. Gli alimenti grassi e unti come questi contengono molto sodio che può causare ipertensione e malattie renali. Se consumi troppo zucchero, stai rischiando di avere carie e un eccesso di peso. Inoltre, quando si esclude il cibo spazzatura dalla dieta, si riducono le possibilità di sviluppare gravi problemi di salute. Numero 13. Pelle più sana. Se hai sempre avuto il sospetto che il fast food sia strettamente connesso con l'epidemia dell'acne, hai assolutamente ragione. Nel 2013, uno studio pubblicato sul Giornale Accademico di Nutrizione e Dietetica ha mostrato che gli alimenti ricchi di zuccheri e carboidrati trasformati influenzano negativamente le condizioni della pelle. Ecco perché le scelte alimentari che fai ogni giorno, cioè ogni singola confezione di patatine che ti divori,
influenzano l'aspetto della pelle. Non appena escludi il cibo spazzatura dalla dieta, la pelle diventerà più sana e pulita. Numero 12. Migliore tono muscolare. Quando sostituisci il cibo spazzatura con altre opzioni, le modifiche interesseranno tutto il corpo. Il cibo non trasformato e le proteine magre aiutano a costruire muscoli forti e sani. Quindi, prova a optare per i piatti grigliati, al forno e arrosto invece di quelli fritti. Per evitare merendine occasionali, opta per uno spuntino a base di frutta e verdura tra un pasto e l'altro. Numero 11. Dormire meglio. Tutto quello zucchero che trovi nel cibo spazzatura aumenta i livelli di glucosio nel sangue, il che rende difficile addormentarsi e avere sonni tranquilli. Quando riduci la quantità di cibo spazzatura nella tua dieta o, ancora meglio, la rimuovi completamente, il tuo sonno diventa più riposante. Inoltre, inizierai a svegliarti molto più fresco il giorno seguente. Numero 10. Migliora l'umore. Ricorda, quando mangi cibo trasformato, il corpo non riceve tutte le vitamine e i nutrienti di cui ha bisogno. Che ci crediate o no, anche questo influisce negativamente sul vostro umore. Una cattiva alimentazione aumenta anche il rischio di depressione. Non appena inizi a fornire al tuo corpo le cose di cui ha disperatamente bisogno, ti sentirai molto meglio e quindi anche il tuo umore migliorerà. Numero 9. Vista migliorata. Esattamente così. La tua dieta influenza anche la tua vista. L'Istituto Nazionale per la Vista afferma che i cibi migliori per gli occhi sono quelli che contengono molta luteina e beta-carotene. Certo, non li troverai nel cibo spazzatura, ma puoi assumerli da alimenti sani come carote, patate dolci o spinaci. Numero 8. Unghie più forti. Ancora una volta, una cattiva alimentazione colpisce l'intero sistema dalla testa ai piedi. Quindi, se stai sempre mangiando cibo spazzatura, non avrai mai unghie forti e sane, perché non otterrai i nutrienti necessari per sostenere la salute delle unghie. Possono diventare deboli e fragili. Ma non appena sostituisci il cibo spazzatura con prodotti ricchi di proteine e vitamina B7, noterai presto una differenza. Le migliori fonti di questi nutrienti sono mandorle e uova. Numero 7. Capelli lucenti. A questo punto probabilmente non sorprende che il cibo spazzatura trasformato non contenga gli acidi grassi omega 3 necessari per capelli sani. Prova ad aggiungere più noce alla tua dieta poiché contengono grassi sani che rendono i capelli forti e lucenti. Numero 6. Più energia. La maggior parte delle persone non pensa veramente alla connessione tra i livelli di energia e la dieta. Ma il cibo è il carburante per il corpo. Quindi, se stai solo prendendo calorie vuote attraverso il cibo spazzatura, il tuo corpo non ha nulla da consumare. Quindi cosa fa? In un disperato tentativo di avere energia, inizia a desiderare zucchero e finisci in un circolo vizioso. Invece di bere bibite gassate o biscotti, inizia a mangiare sano in modo che il tuo corpo abbia la vera energia di cui ha bisogno. Fidati di me, ti sentirai molto meglio e più energico. Numero 5. Meno voglie. Finché continuerai a mangiare cibo spazzatura, le tue voglie continueranno a soffocarti. Ricorda, il tuo corpo sta cercando disperatamente di ottenere energia da qualche parte. Quando si rinuncia a queste voglie zuccherine, questo porta a cali e picchi nella glicemia. Ma quando si smette di mangiare cibo spazzatura, la dieta si equilibra e i livelli di glucosio nel sangue si stabilizzano. Questo sicuramente eliminerà del tutto le tue malsane voglie. Vedrai anche che... Numero 4. Aumenterà la voglia di cibo sano. So che sembra strano desiderare cibo sano, ma è reale. Una volta che il tuo corpo prende a calci la dipendenza da zucchero e si abitua a una dieta sana, avrai un tipo completamente diverso di brama. Invece di sognare una torta al cioccolato, sbaverai al pensiero di un vassoio di verdure. Ehi, lo dicono gli esperti. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Nutrizione e Diabete,
puoi modificare la reazione del tuo cervello verso alimenti ipocalorici soltanto regolando le abitudini alimentari. Numero 3. Meno cellulite. O se preferisci, meno cellulite. Sì, la genetica gioca uno dei ruoli principali quando si tratta della comparsa della cellulite. Lo pronunciamo così, vero? Ma mangiando correttamente, puoi ridurre sensibilmente questo problema. Meno cibo spazzatura si mangia, meno grasso in generale si ha e più tonico sarà il corpo. Ricorda, ne abbiamo parlato poco fa. Cerca di evitare la carne lavorata, come quella della gastronomia, e i cereali in miscele inscatolate. Quelli, in genere, contengono un sacco di sale e aromi aggiuntivi. Incorpora più frutta e verdura, sia surgelata che fresca. Carne magra e pesce, se sei finalmente pronto a vedere la cellulite ridotta nelle zone problematiche. Numero 2. Miglioramento della digestione. Un altro vantaggio dell'eliminazione del cibo spazzatura è una migliore digestione. Al cibo trasformato manca la fibra necessaria per la regolarità intestinale. Quando si passa a verdure e cibi integrali, venite ricompensati con una migliore digestione e meno problemi digestivi come gonfiore e costipazione. Questo dovrebbe anche farti risparmiare tempo, se capisci cosa intendo. Numero 1. Sollievo da emicrania. Secondo Isabel Smith, dietista e nutrizionista certificata e fondatrice di Isabel Smith Nutrition, i cibi trasformati possono facilmente innescare l'emicrania. Alcune persone che hanno escluso il cibo spazzatura dalla loro dieta hanno effettivamente visto un miglioramento della gravità e della frequenza delle loro emicranie. Ricorda, se decidi di passare a uno stile di vita e a una dieta salutare, non apportare modifiche bruscamente. Dai al tuo corpo un po' di tempo per adattarsi. In primo luogo, riduci il numero di pasti malsani che consumi durante la settimana. Solo un po' più tardi li escludi completamente dalla dieta. Che si credi o no, i nostri corpi sviluppano una sorta di dipendenza da cibi malsani, quindi non devi eliminare immediatamente tutti questi cibi spazzatura. Per favore, ho bisogno di un hamburger! Datemi anche un po' di patatine fritte! Tu sei un drogato di cibo spazzatura? Com'è la tua dieta? Diccelo nei commenti qui sotto. Se questo video ti è stato utile, ricorda di premere il pulsante mi piace. Resta sano e felice e con noi, sul lato positivo. Ascoltiamo gli angeli.